Grazie per la vostra presenza, siamo qui per presentare uno degli acquisti che ha effettuato il Crotone Calcio, Zanellato, un calciatore che il DS Orsino insieme con Raffaele, mio figlio, stavano seguendo da tempo e abbiamo avuto l'opportunità a gennaio di portarlo a Crotone, sapete già pure la forma, per cui è un calciatore a tutti gli effetti del Crotone. Giocatore di grande prospettiva, giovane, già lo conoscerete sicuramente, pertanto lascio la parola a lui e alle vostre domande di presentazione. Buongiorno a tutti e ringrazio il presidente di DS Orsino e Raffaele per l'opportunità. Sono molto contento di essere qui al Crotone Calcio. È vero, c'è stato un interesse da tempo e sono molto contento di essere qua e soprattutto di essere a tutti gli effetti un giocatore del Crotone. Spero di onorare tutte le volte che entrerò in campo questa maglia per ripagare il presidente e tutti della fiducia. Grazie. È stato un calciomercato a mio avviso molto soddisfacente. Non per ultimo, ieri mio figlio insieme col DS Orsino ha fatto un altro colpo importante, un giovane di grande prospettiva, anche lui un 99 del Paris Saint-Germain. Noi avevamo degli obiettivi e abbiamo avuto la fortuna e forse un po' anche la scaltrezza di poterli avere già da subito. E mi riferisco a Capuano, a Ben Ali e infine a Ricci. Gli obiettivi nostri erano quelli. Purtroppo in uscita c'è stato qualche calciatore che ha fatto un po' di bizze perché non è voluto trasferirsi, però avevo fatto una premessa iniziale, abbiamo avuto la fortuna e la scaltrezza di muoverci un attimino, un tantino prima, ecco. Già da dicembre avevamo già degli obiettivi, già abbiamo iniziato a parlare con i calciatori e con diciamo, i ruoli che interessavano portare a Mister Zenger. In sintonia con lui abbiamo portato a casa questi tre elementi che si stanno rilevando importanti per questa squadra. Ma venendo da Milano, avendo giocato nel Milan, la prima partita proprio a San Siro contro l'Inter è quasi una casualità. Quindi nel caso sarò pronto, come anche se dovessi subentrare o non giocare, io sono uno che si allena sempre bene in settimana e quando ci sarà la mia opportunità cercherò di coglierla al meglio possibile. No, io sono più un giocatore offensivo, ho sempre giocato mezzala, preferisco giocare a sinistra ma posso giocare anche a destra o fare il mediano, però in generale mi piace attaccare la porta, più diciamo correre in avanti che correre indietro, però sono sempre stato abituato a fare entrambe le fasi, quindi sono sempre a disposizione. No, devo dire che già conoscevo alcuni ragazzi che avevano giocato con me prima, ma le persone che ho incontrato qua sono state disponibili, molto gentili, mi hanno subito fatto integrare e poi è un gruppo che, cosa molto importante, sul campo lavora bene, cioè molto simpatico e euforico fuori dal campo, però quando poi bisogna lavorare sanno concentrarsi, staccare tutto e pensare solo al lavoro, quindi è una cosa piacevole che ritrovo venendo dal Milan, che è un ambiente molto guardano molto a rispetto delle regole tutto, e qui al Crotone è la stessa cosa. Ma ho parlato col presidente e dato che al Milan anche lo spazio era poco e il Crotone in questi anni ha dimostrato di essere una piazza formidabile per i giovani e ho pensato che fosse importante per me mettermi in mostra e accettare questa offerta molto importante del Crotone e spero di onorarla fino alla fine. Mio papà ha giocato a calcio, seppur in categorie inferiori, e ho ereditato la sua passione.
E poi sempre fatto questo, cioè non ho nemmeno pensato di andare a fare qualcos'altro. Erano due punti fondamentali per noi. Purtroppo l'Italia è questa, si mette la tecnologia per evitare, no? Errori, nonostante la tecnologia si commettono lo stesso. A Crotone, diciamo, la VAR non gli sta andando molto bene, tranne con il Bologna, voglio dire, sia con la Roma. La prima di campionato col Milan, col Napoli in casa e poi al massimo è stato domenica. Voglio dire, lì non è una questione se c'è il fuorigioco, o c'è o non c'è, o è bianco o è nero. Tagliamento o il bianco e il nero l'ho visto rosso. Secondo me non è stata una brutta giornata per il calcio. Sibilia ha fatto un passo indietro, nel senso aveva dato la disponibilità a Gravina di fare il presidente, poi non so per quale motivo ha fatto l'accordo, è saltato, per cui adesso è commissariato, speriamo a breve di avere anche lì, voglio dire, un po' di difficoltà si hanno anche nella Lega di Serie A, ancora non si riesce a trovare la quadra.